Ciao a tutti! Il nostro tutorial oggi è come fare una frattura esposta e scomposta. Adesso vado a prendere la mia massa magica slug e inizio a girarla in una ciotolina. Il segreto di questa pasta è girare tantissimo. Con l'aiuto di una spatola, e questa spatola è quella che viene accoppiata alla slug, vado a fare un lettino con questa pasta. Adesso prendo una ciotolina di acqua e vado a modellare i bordi di questa lesione, così rimangono più attaccati alla pelle. Per fare le ossa vado a prendere una ciambella di polistirolo, poi taglio un pezzo in due e avrò così due parti uguali. Metto questa parte sul lettino della slug che abbiamo fatto e li giro. Perché? Perché così avrò una densità diversa, portando un po' di slug anche dentro del trucco, sopra le ossa. E non è un problema se le ossa rimangono storte perché questa lesione è scomposta. Nel mio caso non ho fatto apposta, sono rimaste così perché stavo facendo, registrando, facendo trucco tutto da sola. Adesso vado a mettere un po' di slug anche sulle laterali. E questo è quel momento in cui tu pensi, guarda, questo trucco non andrà bene, non accadrà bene, ma te lo assicuro di sì. Dopo che tu hai messo tutta questa slug sulla lesione, adesso andiamo a modellare con l'acqua, levare anche gli eccessi di pasta e poi mettiamo il lattice per incapsulare. Questo farà il trucco durare tantissimo. Poi andiamo a colorare dentro con colore grasso o anche con pigmenti slug. Soltanto dentro, in quella parte lì, e poi con il nero mettiamo, facciamo anche, i bordi interni. Con un pennello molto soft vado a mettere una BB cream per uguagliare col colore della mia pelle, levare questo bianco del lattice e metto la bruciatura slug e un po' del sangue slug dappertutto, lasciando ovviamente un bianco, un po' di bianco del polistirolo. E adesso viene la parte più divertente, cioè come la slug fa un'imitazione perfetta della pelle, andiamo a respingere questa pelle con il pennello. Adesso prendiamo uno spazzolino da denti, che per questa operazione è il migliore pennello che esiste, e andiamo a applicare il sangue un po' dappertutto. Questo è importante perché? Perché un po' nasconde le imperfezioni del trucco. Ragazze, questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per più videos e che Dio vi benedica. Lasciate i vostri commenti qua nel video che, e anche i vostri dubbi che appena posso vi rispondo. Un bacione, ciao!